Ciao a tutti, un saluto, ben trovati, ben ritrovati. In realtà sono io che sono stato per lungo tempo assente e sono tornato, ahimè, con un brutto giudizio poco lusinghiero su un prodotto che atteso era a dire poco, ovvero Jessica Jones. Questa bella faccetta qua che però, al di là della bella faccetta di Kristen Ritter e della bravura, eccolo qua, mi tolgo persino l'inquadratura, di David Tennant, è una serie che, ahimè, ha poco, ben poco, pochissimo da offrire e lascia molto 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 con l'amaro in bocca. Soddisfa le aspettative? No, ci aspettavamo ben altro da questi 10 episodi. Rivoglio indietro il tempo della mia vita per questi 10 episodi? Sì, per la maggior parte sì, e questo non è lusinghiero per un prodotto di intrattenimento come quello che doveva essere Marvel Netflix. Mi interessa vedere una serie in solitario di un personaggio introdotto in questa serie come Luke Cage? Assolutamente no. Ditemi voi che cosa si è fatto per meritare una serie. Perlomeno una volta gli spin-off, i personaggi, se li dovevano sudare, intrattiene? Pochino. I combattimenti fanno rimpiangere quelli di Buffy. Ehi, quelli di Buffy in confronto era roba tipo The Ride, non so se mi spiego. Come avrete capito, Jessica Jones mi ha decisamente deluso, un grandissimo passo indietro rispetto a Devil, qui la recensione di Devil dove ero particolarmente entusiasta. La Marvel dovrebbe tornare a raccontare storie vere e proprie e non provare esperimenti di personaggi borderline a cui non interessano a nessuno, e veramente non dovrebbe darli in mano a showrunner che hanno in carriera roba tipo Twilight, perché se poi cadiamo nel cliché tipo Grey's Anatomy è soltanto colpa vostra, ragazzi. Come? Sì, Devil dice che sono un po' troppo duro con Jessica Jones, effettivamente forse un pochino il suo dovere lo fa, intrattiene, però poteva essere una miniserie di diciamo 3 episodi? Mettetevi una mano sulla coscienza e ditemi se non poteva essere tutto risolto in un paio d'ore di show. 10 sono veramente una storia stiracchiata. Dunque, non credete a quelli che sono stati pagati da Netflix per dirvi che è una bella serie e francamente potete risparmiarvela. Dopo questo bagno di sangue, spero che ci rivedremo per cose più interessanti. Ho un riassuntone incredibile di tutti i film del mese di novembre che devo fare. Ci rivediamo, dai, ciao. Sta, Kristen, dai. Prossimo prodotto meglio. Speriamo. I difensori. Ciao, se ti è piaciuto questo video, condividilo e iscriviti al canale. Ti prometto che sarò carinissimo, buonissimo, non ti romperò le scatole e pubblicherò solo video molto carini e molto simpatici. Grazie, ciao!